Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Fratelli e sorelle, il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli di pregare per me. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Thank you.
Preghiamo. Signore nostro Dio, che guidi il popolo cristiano con il ministero dei sacerdoti, fa che i tuoi eletti siano perseveranti nel servire la tua volontà e nella vita e nella missione pastorale cerchino unicamente la tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Lo Spirito del Signore è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti gli afflitti, per dare agli afflitti di Sion una corona invece della cenere, olio di letizia invece dell'abito da lutto, veste di lode invece di uno spirito mesto. Parola di Dio. Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio. I cieli narrano la gloria di Dio, l'opera delle sue mani annuncia il firmamento, il giorno al giorno ne affida il racconto e la notte alla notte ne trasmette notizia. Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio. Senza linguaggio, senza parole, senza che si oda la loro voce, per tutta la terra si diffonde il loro annuncio e ai confini del mondo il loro messaggio. Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio. Là pose una tenda per il sole che esce come sposo dalla stanza nuziale, esulta come un prode che percorre la via. Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio. Sorge da un estremo del cielo e la sua orbita raggiunge l'altro estremo. Nulla si sottrae al suo calore. Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio. Luce davanti agli uomini perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli». Parola del Signore. Sorelle e fratelli carissimi, siamo qui convocati intorno alla parola di Dio e alla mensa dell'Eucaristia per ritrovarci ancora una volta discepoli del Signore che da questo duplice nutrimento traggono ancora oggi in questo momento forza, vigore, della testimonianza della fede, del Vangelo, così come ciascuno di noi è stato chiamato dal Signore a questa responsabilità e a questa missione dell'annuncio del Vangelo. Una Eucaristia, una celebrazione eucaristica che si colora di tanta gioia, di tanta gratitudine che vogliamo elevare al Signore con e per il nostro carissimo Don Tommaso, che appunto ricorda oggi i 25 anni del suo ministero presbiterale, con qualche giorno di anticipo sulla data precisa, il 26 di giugno, ma con questo senso davvero di gratitudine. Un grazie che dal suo cuore si leva al Signore per questa chiamata, per questa vocazione tutta speciale, particolare, a seguirlo sulla strada di una vita completamente donata alla Chiesa. Una vita, un'esistenza nuziale con la Chiesa, per cui possiamo dire anche oggi le nozze di argento di Don Tommaso con la comunità cristiana. E siamo qui tutti, noi, fratello Vescovo Mario, io, i sacerdoti, i presbiteri, diocesani e religiosi, i diaconi, i seminaristi, voi come popolo di Dio che rappresenta in qualche modo le radici, diciamo così, di questa vocazione al sacerdozio e l'attuale ministero che Don Tommaso svolge. Mi riferisco innanzitutto ai genitori e ai familiari di Don Tommaso. I genitori oggi, tra l'altro, celebrano 68 anni di matrimonio e quindi un grande nostro augurio per loro in questo bellissimo giorno. E
noi accompagniamo, soprattutto noi vescovi, presbiteri, questo augurio con una bellissima benedizione, ecco, su questa testimonianza anche di fedeltà coniugale che auguriamo ancora per molti anni ancora. E poi ho detto le radici, la sua famiglia, la comunità parrocchiale di origine. Oggi poi in modo particolare coloro che insieme con Don Tommaso vivono una particolare missione di buon samaritano, i buoni samaritani nel nostro ospedale Miulli. E qui sono tutti presenti, dal personale direttivo, amministrativo, infermieristico, medico, di volontari, di suore. Don Tommaso, non manca nessuno, ecco, vedi, come vedi, è segno di grande affetto verso di te. Le nostre autorità, anche civili, che sono qui presenti, legati a te sicuramente da tantissima, diciamo, amicizia e stima, ma che vogliono dimostrarti anche loro questo affetto. È tutta un'espressione di affetto nei tuoi confronti oggi. Certo, ti ho chiesto prima se fosse stato questo anche il luogo in cui della tua ordinazione. Mi hai detto di no, perché in quegli anni la cattedrale, la cattedrale di Acquaviva era chiusa e quindi sei stato ordinato al Sacro Cuore. E però oggi che cosa il Vescovo, noi tutti, noi, il popolo di Dio ti può dire oggi? Interpreto ovviamente i nostri sentimenti. Quando una comunità celebra questi particolari anniversari di coloro che sono stati chiamati dal Signore a guidare il popolo di Dio, interpreto e dico per prima cosa questa: noi, Don Tommaso, non siamo qui oggi per te, per la tua persona, perché già cominceremo male, no? Come senso di orgoglio, di metterci noi al centro. Noi siamo qui certo per te, per dire auguri, per farti festa, ma sai bene perché siamo qui, perché noi vogliamo, attraverso questo ricordo, questo anniversario della tua ordinazione, guardare a Lui, al Signore, Lui, il buon pastore. Lui che chiama noi a seguirlo. Lui che, rivolgendosi ai suoi apostoli, ai suoi discepoli, ha detto, dando loro quasi una identità e una missione allo stesso tempo. L'identità è quella di essere sale della terra, luce del mondo. Sale della terra. Il sale si perde perché ne avvertiamo il sapore. La luce è tale perché si diffonde da una sorgente. E noi sappiamo, siamo consapevoli di questo altissimo e difficilissimo compito che il Signore ci ha affidato. Lo affida ad ogni suo discepolo, cari fratelli e sorelle. Tutti siamo chiamati ad essere sale della terra e luce del mondo. Ma perché? Per la nostra quasi auto, il nostro autocompiacimento, quasi un'autogratificazione, un'autoreferenzialità? No, perché Gesù disse ai suoi discepoli, perché le persone, gli uomini, vedendo le vostre opere buone, rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Nelle grandi opere della fede si scriveva ad maiorem Dei gloriam, a maggior gloria di Dio. Ecco, il primo augurio che ti facciamo è proprio questo, che di vedere in te quasi metaforicamente impresse nella tua vita queste parole, ad maiorem Dei gloriam,
sei prete per la maggiore gloria di Dio, lo sei da 25 anni con tutto quello che la Chiesa ti ha affidato in questi anni, i vari compiti, dall'essere innanzitutto a stare per qualche tempo a servizio del Vescovo a Gravina, il tuo Vescovo ordinante è stato Monsignor Pisani, ecco, di cui appunto facciamo un pensiero di memoria e di preghiera per lui. E poi via via il sempre più inserito nel ministero, sei stato parroco e da qualche anno ti è stato affidato questa cura degli ammalati, delle persone ammalate nell'ospedale Miulli. E poi anche in questi ultimi tempi la direzione dell'ufficio diocesano della pastorale della salute. Allora penso che questo particolare compito poi dia ancora più splendore al tuo ministero di presbitero, perché davvero non solo guida del popolo di Dio, non solo pastore che guida questo gregge affidato, ma davvero una missione particolare, quella di stare nel mondo e tra i sofferenti, tra gli ammalati, in modo particolare per infondere loro la parola di speranza, di fiducia, di coraggio. Ecco, tutto questo tu, noi ne siamo testimoni, lo vivi con generosità, con dedizione. Credo di questo possiamo darti tutti testimonianza. Ecco, allora oggi questa gratitudine che tu esprimi al Signore, ed è una gratitudine che anche noi le diamo al Signore per questo 25 anni di fedeltà al seguire, alla sequela di Cristo. E oggi più che mai, no? Una fedeltà che nelle persone consacrate richiama una grande, diciamo, responsabilità di fronte alla Chiesa e alla storia di questo mondo. Oggi, in modo particolare, in cui la testimonianza dei presbiteri nella Chiesa e fuori dalla Chiesa è richiesta nella sua radicalità, perché il rischio che corriamo come vescovi, come preti, è che quando non siamo capaci di portare nella storia di ogni giorno la novità e appunto la radicalità del Vangelo, finiamo per essere insignificanti. Noi invece, e ti prego, ti invito ad essere un prete che sappia suscitare sempre delle domande intorno a te, perché quando le domande cessano intorno a noi significa che non c'è niente che ci contraddistingua in questa sequela di Cristo, in questo amore a Lui, in questo servizio per la Chiesa. Disinteressato, perché quando sarà, noi ti auguriamo, come tu ci auguriamo di poter dire al Signore, siamo servi inutili perché abbiamo fatto quello che dovevamo fare, e in quella inutilità c'è tutto il disinteresse, quella che noi oggi chiamiamo e qui siamo chiamati in particolare al distacco dalle cose, alla povertà della nostra vita, a questa libertà appunto da rinunzia a, per essere a servizio del Signore e della Chiesa. Ecco, allora l'augurio che sempre interpretando questa comunità che sta oggi attorno alla mensa, ma per ringraziare, dicevo, e lodare con te, per te il Signore, è ancora di continuare con fiducia, con gioia, con rinnovato entusiasmo, perché l'anniversario del sacerdozio è memoria che si fa, però una urgenza di restare fedeli a quei progetti anche, perché no, giovanili del nostro sacerdozio, quando appunto desideravamo essere splendore coerente
di Cristo, di essere Lui e come Lui pastori buoni a sua immagine. Ecco, quella ricordare oggi per rinnovare quell'entusiasmo, quella generosità, per non invecchiare, perché ho sempre sottolineato, quando ci avvicinavamo all'altare dicendo nel passato, che ci avvicinavamo all'altare e dicevamo introibo ad altare Deum qui letificat juventutem meam, e ho sentito da chierichetto preti di 90 anni dire ad Deum qui letificat juventutem meam, pur avendo 90 anni. Allora è questo l'augurio che ti faccio a nome di tutti noi, che tu possa ogni giorno salire per andare alla mensa del Signore, dalla mensa guardare la strada dove camminano, vivono le persone e a cui dobbiamo portare il frutto di quell'Eucaristia celebrata, ma che sia davvero un'Eucaristia celebrata e un ministero vissuto in stile davvero di giovane, di questa giovinezza di cui tu, anche col passare degli anni, dovrai essere testimone, perché davvero noi contribuiamo, ognuno con la fedeltà alla propria vocazione, a rendere sempre più giovane, più bella questa Chiesa, questo volto di Chiesa nel quale si riflette il volto del Signore, che mi auguro si rifletta in modo particolare su ciascuno di noi, si rifletta da oggi fino ad oggi e per moltissimi anni ancora sul tuo volto, carissimo Don Tommaso. Auguri da tutti noi per questi primi tuoi 25 anni di ministero presbiterale. Amen. Fratelli e sorelle, ogni giorno siamo chiamati ad esercitarci con tutta la nostra persona nella legge dell'amore verso Dio e verso il prossimo. Chiediamo l'aiuto dello Spirito Santo, che è Spirito di amore, perché ci educhi e ci guidi sulla strada tracciata da Cristo. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa, il Papa, i Vescovi, in modo particolare il nostro Vescovo Giovanni, il Vescovo Emerito Mario, i sacerdoti e i diaconi, i ministri istituiti, perché siano dispensatori dei misteri di Cristo, ponti e mediatori di incontro tra Cristo e tutte le persone loro affidate, specialmente poveri e bisognosi. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per Don Tommaso, che oggi celebra il 25° anniversario di ministero sacerdotale, perché continua ad essere sempre disponibile, generoso ed attento nel donare ai fratelli quei tesori di grazia che a Dio ha posto nelle sue mani, dei quali è custode ed amministratore. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per papà Nicola e mamma Antonietta, genitori di Don Tommaso, che oggi festeggiano il loro 68° anniversario di matrimonio, Tu, o Signore,
che li hai chiamati a condividere la loro vita, benedici ancora il loro amore, di cui tu sei la sorgente. Rafforzali nel cammino insieme ai loro figli, nuore, nipoti e familiari tutti. Fa che la gioia ti rendano grazie, nella difficoltà si affidino a te, nella serenità ti lodino e continuino ad essere testimoni del tuo amore di comunione. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per tutti gli ammalati e le persone fragili, gli operatori della comunità del Miulli e le loro famiglie, perché tu, Signore, li sostenga con la sua grazia e il suo amore per un servizio secondo lo stile e il modello del buon samaritano e con la stessa tenerezza di Maria, madre di Gesù e madre nostra, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per coloro che vivono la missione in terre lontane, in modo particolare in Madagascar, perché grati al Signore per la loro preziosa testimonianza, possano continuare a proclamare con coraggio il Vangelo della vita e della salvezza, anche attraverso la nostra solidarietà, preghiamo. Per noi qui riuniti, perché nella stima e nell'amore vicendevole sappiamo dare ogni giorno il nostro contributo di testimonianza, di preghiera e di impegno responsabile per costruire una società più giusta e fraterna, senza creare scarti e inutili e dannose discriminazioni. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Esaudisci, o Padre buono, le nostre preghiere e guidaci a costruire la vera comunione tra di noi, aderendo al Signore Gesù con sincerità di fede e condividendo con i fratelli la speranza che viene da te, per Cristo nostro Signore. Sediamoci. Ecco, possiamo sedere, adesso vivremo l'offertorio. È bello vivere la gioia, e dice Don Tonino che gioire insieme significa anche organizzare la speranza. Allora ho voluto che, ecco, questo rendere grazie, questa gioia nel Signore per i doni che ci ha dato, si traducesse in un gesto di solidarietà. Sapete che dal 2010, come comunità del Miulli, ma anche con il territorio, stiamo sostenendo l'ospedale delle suore ospedaliere, che vedo anche qui presenti e che saluto, e presso Voipeno, al sud del Madagascar. È bello quello che stiamo facendo. In questi giorni c'è anche un medico di Acquaviva, Rosangela Brusci, con una sua collega. Prossimamente partiranno altri due medici, il dottor Loghico e Peppino Villani, che non vedo adesso, che stava qua. Dove sta? Alza la mano, Peppino. Eccolo, è venuto qua. E allora loro, diciamo, ci chiedono un gesto di solidarietà, ed è qui in mezzo a noi il professor Leonardo Lucarini, che invito a venire qui per dare una piccola testimonianza di quello che sta avvenendo. La realtà di cui vi ha accennato Don Tommaso ha un nome, Eninsua, che nella lingua del Madagascar significa colmo di bene. È un piccolo ospedale, come avete sentito, che è stato voluto agli inizi degli anni 2000 da un missionario gesuita italiano per rispondere alle esigenze altrimenti ineludibili di chirurgia per un'ampia zona di circa 500, un'area di 500 chilometri quadrati, altrimenti non servita. E in questa realtà ormai da allora ci alterniamo chirurghi di varie regioni d'Italia per soddisfare queste esigenze. Io sono 15 anni ormai, nel contesto dei miei 20 anni di attività africana, che mi reco in questa realtà almeno una volta all'anno, e che ormai, oltre a vedermi impegnato come chirurgo, mi vede spesso impegnato nel resto dell'anno
per far fronte in qualche maniera a collaborare alle esigenze di questa struttura. Lo spirito di questa struttura è quello che ha favorito la conoscenza, la frequentazione, ormai l'amicizia, con la realtà della comunità del Miulli, medici, infermieri e anche altre figure professionali animate proprio dal cappellano, da Don Tommaso, in questo tipo di attività, e ha favorito quindi la nostra conoscenza reciproca. Lo spirito che anima tutti è la coscienza di un dovere di restituzione verso gli ultimi, questi più piccoli, questa popolazione di una zona che vive ai limiti della sussistenza. Ispirato tutto questo alle parole di Gesù, che ci ha detto con chiarezza, ci ha voluto addirittura suggerire di poterlo riconoscere nella figura di questi più piccoli, di questi ultimi, ogni volta che compiamo un gesto di solidarietà, ricordandoci che compierlo nei loro confronti è come averlo compiuto nei suoi confronti, e di poterlo in questo riconoscere. Sono stato per l'ultima volta adesso in Madagascar per un mese, durante il mese di aprile, portando con me altri 5 collaboratori specialisti di diverse discipline, e abbiamo svolto un'intensa attività lavorativa in condizioni ambientali decisamente precarie. La possibilità di rifornimento idrico ormai dell'ospedale è talmente scarsa da poter essere definita drammatica, e la poca disponibilità d'acqua per tutto questo periodo è stata riservata precipuamente alle esigenze assistenziali. A tutti noi, in questo clima fra l'altro torrido, era data come disponibilità alle 5 del pomeriggio di attingere per un breve periodo al rifornimento dell'acqua per riempire dei bidoni e dei secchi con i quali poi assecchiate avere le nostre esigenze igieniche. E tenete presente che tante volte, se in quell'orario, come spesso capitava, si era in sala operatoria ad operare, visto che ognuno doveva provvedere per sé, c'era anche il rischio di restare senza quest'acqua. Dico tutto questo perché tutti noi ormai siamo talmente abituati a considerare l'acqua un bene, un diritto, un bene ineludibile, un qualcosa che ci spetta e che tante, troppe volte utilizziamo addirittura senza nessuna attenzione, senza nessuna discrezione. Ci accorgiamo della sua importanza, della sua ricchezza, solo quelle poche volte in cui per qualche motivo eccezionale diventa una risorsa scarsa. Ecco, pensando a tutto questo, invito tutti noi a pensare a questi ultimi, a quelli che non ne hanno, e a ricordarci sempre l'ispirazione di quella parola di Gesù che vi ho citato, la frase esatta che dice: avevo sete e mi avete dato da bere. Allora voglio stimolare tutti voi, me stesso, ogni volta che apriamo il rubinetto dell'acqua, a fare mente locale a queste persone e magari a metterne simbolicamente un po' da parte, pensando a loro, pensando alle loro esigenze. E potremmo fare tutto questo collaborando al Miulli for Madagascar, per un progetto più esteso che stiamo portando avanti in tutta Italia con tante altre realtà a me vicine, che abbiamo denominato Sorella Acqua, e che intende, con varie iniziative tecniche che adesso non vi sto ad illustrare, a rendere possibile un apporto idrico costante e sicuramente igienicamente valido per questa struttura. Speriamo di riuscire a portare avanti i lavori che sono già combinati per il prossimo anno, perché se Dio vuole il prossimo anno avremo anche, l'ho saputo soltanto 3 giorni fa, la gioia e il piacere di vedere in visita a questo ospedale il governatore del vostro ospedale, il vescovo che è qui alle mie spalle. Vi ringrazio dell'attenzione. Ricordo che le offerte che raccoglieremo nella messa saranno tutte devolute per l'impianto, il rifacimento dell'impianto dell'acqua nell'ospedale. Ecco, questo è il dono più bello che si possa fare per moltiplicare la gioia. Cantiamo.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre onnipotente. O Dio, che hai posto i sacerdoti a servizio dell'Eucaristia e del tuo popolo, con la forza di questo sacrificio santifica il loro ministero e fa che produca frutti duraturi nella tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta lodarti e ringraziarti, Padre Santo, Dio onnipotente e misericordioso, da cui proviene ogni paternità nella comunione di un solo Spirito. In Cristo tuo Figlio, eterno sacerdote, servo obbediente, pastore dei pastori, hai posto la sorgente di ogni ministero nella vivente tradizione apostolica del tuo popolo pellegrinante nel tempo. Con la varietà dei doni e dei carismi, tu scegli e costituisci i dispensatori dei santi misteri, perché in ogni parte della terra sia offerto il sacrificio perfetto e con la parola e i sacramenti si edifichi la Chiesa, comunità della nuova alleanza, tempio della tua lode. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua gloria.
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giovanni e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Ricordiamo in questo momento tutti i nostri cari defunti. In modo particolare ricordiamo Padre Tarcisio Pisani, Monsignor Michele Castoro, tutti i sacerdoti defunti, in modo speciale il mio parroco Don Peppino Ciccarone, i nonni, nonno Ciccio e nonna Saveria, nonno Tommaso, nonna Nina, zia Maria, Titina e Michele, Pasquale, Emilio, Leonardo Dell'Aira e l'amico Donato Colucci, da pochi giorni salito al cielo, vicepresidente dell'AVO. Ricordati di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, mettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli, i Santi della Salute, Sant'Eustachio, i Santi nostri patroni che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.
prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di amore fraterno, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
il sangue di Cristo. Amen. Corpo e sangue di Cristo. Thank you.
Preghiamo. Questo sacrificio eucaristico che abbiamo offerto e ricevuto santifichi la Tua Chiesa, Signore, e fa che i sacerdoti e i fedeli, in piena comunione con Te, collaborino con tutte le forze all'edificazione del Tuo Regno. Per Cristo nostro Signore. Caro Don Tommaso, io volevo porgerti i saluti di tutta la comunità del Miulli. Volevo porgerti i saluti e un grazie da parte di tutta la comunità del Miulli, da parte di Monsignor Laddaga che è fuori per impegni, Nino Messina e tutta la direzione. A nome della comunità del Miulli volevo dirti grazie per la tua presenza silenziosa e nello stesso tempo rumorosa accanto ai malati e ai loro familiari, anche per la tua vicinanza discreta accanto al personale, sia per problemi di lavoro che per problemi dei singoli, e grazie anche per la disponibilità al dialogo e al saper sempre in maniera molto attenta chiedere, informarsi su come vanno le cose. Volevo anche dirti grazie per una, se mi consenti, buona certa tua testardaggine nel voler realizzare le cose, per coinvolgerci nella nostra attività di volontariato. Il Madagascar, già si pensa al 2019, ma probabilmente stai pensando al 2020, 21 e giù di là, e anche per l'ambulatorio per i migranti che siamo riusciti a realizzare, anche perché col sostegno ovviamente del Vescovo abbiamo voluto e cerchiamo di portare avanti. Ma per finire vorrei dirti anche grazie per questa sera, perché ci hai messo di fronte a due vocazioni che richiedono un grosso impegno nella vita del cristiano: la vocazione matrimoniale, quella dei tuoi genitori, ho avuto il piacere di conoscere già tanto tempo fa, e la vocazione sacerdotale, che anch'essa ha bisogno di essere curata e ha bisogno anche di una comunità che la sostenga. Grazie. Grazie, grazie dottor Celani, Fabrizio. Voglio esprimere la mia gratitudine, innanzitutto il mio grazie a Dio, alla Santissima Trinità. È bello. Se qualcuno mi dovesse chiedere che cosa hai scoperto in questi 25 anni, quanto è grande il dono di Dio e quanto siamo fragili e piccoli noi. In una sola parola, mi chiedeva Don Francesco prima della messa, una sola parola di questi 25 anni: misericordia di Dio per noi, per tutti. Ecco, davvero grazie. Poi il mio grazie dopo la Santissima Trinità e tutti i santi che ci fanno compagnia, ecco il mio grazie alla Chiesa. E la Chiesa non c'è la Chiesa, esiste la Chiesa con cui noi, ecco, con cui, che è madre, che ci accompagna, e questa sera è rappresentata dal nostro arcivescovo, il vescovo Don Giovanni. Ecco, grazie, chiedo un applauso per Don Giovanni. E per quello che ci ha detto, mi ha entusiasmato, è come se oggi iniziassi tutto, fosse il primo giorno del sacerdozio, quindi credo che sia l'entusiasmo dello Spirito che ci comunica. Farò tesoro, ecco, delle parole e dei gesti che non solo stasera ma compie in mezzo a noi. Ma è grazie alla Chiesa, anche al nostro Vescovo, attraverso il nostro Vescovo Pisani, che mi ha consacrato, a Monsignor Superbo che oggi si è unito a noi nella preghiera, e al carissimo Vescovo Mario che ci dà la gioia di arricchire questa nostra celebrazione con la sua presenza e con la sua preghiera, al quale chiedo un applauso particolare.
Scusate. E grazie alla Chiesa mi stringe anche il cuore. Questa notte sarà un mese dalla dipartita di Monsignor Castoro, per noi è Don Michele, e con lui ricordo con affetto tante persone anche che in questo momento non ci sono, ma so che dalla finestra del cielo ci benedicono, ci accompagnano, ci sostengono. Un grazie a tutta la Chiesa anche qui presente, rappresentata dai sacerdoti, confratelli, fratelli, compagni e tanto, ecco, e i diaconi, i ministri istituiti, le suore ospedaliere della Misericordia che ho imparato a conoscere, ad amare da quando sono in ospedale, ma insieme anche alle suore della Colonia, alle suore Cirielli, ecco, quindi un grazie di cuore alle suore che ci sostengono. Sostengono il nostro cammino con la preghiera, anche le suore del monastero di clausura di Santa Chiara che si unisce a noi nella preghiera dalla clausura. E un grazie particolare, speciale alla mia famiglia, scusate, ecco, a mamma, a papà, a Franco, applausi dopo, se no. Alla fine facciamo un applauso comprensivo. Ecco, un applauso a mamma e papà, oggi 68 anni, non potevano avere figli. Noi tre figli siamo un dono della grazia di Dio. È bello questo, io quando ci penso è tanto. E poi Signore, la grazia del sacerdozio. Un grazie a mio fratello Franco, insieme a Giulia, e a Nicola, che non è qui in questo momento, che avrebbe voluto esserci. Un grazie particolare al tuo fratello, a Mario e ad Arianna, con i bimbi Nicola, Pasquale, Maria Antonietta. Ecco, a loro particolare, un particolare grazie, perché, vedete, è vero che ogni giorno sono alla scuola degli ammalati, dagli operatori sanitari, io imparo ogni giorno cosa significa vivere la carità, ma la prima scuola di carità è la famiglia, la casa, la chiesa domestica. E se a volte sono un po' più umano, perché non è che sono un bel carattere, voglio dire, mo io vi chiedo perdono anche per questi 25 anni, sicuramente sono pieni di limiti, però se a volte esprimo tenerezza e carità è perché negli occhi delle persone che incontro vedo il volto di mia madre, di mio padre, le sue mani di lavoratore, vedo gli occhi e i volti di Franco, di Giulia, di Mario, di Arianna, e vedo i miei nipotini negli altri bambini, e quindi la prima scuola di carità e di umanità. Un grazie a tutta la comunità del Miuli, ho dedicato questa messa a tutti i medici, infermieri, a tutti gli operatori che ogni giorno nel Miuli svolgono questa grande missione di umanità e di carità, e a tutti gli ammalati che il Signore ci affida, tutti. Ovviamente un grazie a tutta la direzione, ecco, a Don Mimmo Ladaga, che motivi di lavoro e forme ha, ecco, si unisce a noi, domani pure il suo compleanno, e approfitto per fargli anche gli auguri da qua. Al dottor Cenani, a Nino Messina, a De Lillo, a tutti quanti, a uno per uno. E poi ai volontari dell'AVO, che sono qui una grande presenza, ecco, e ai volontari anche della Cappellania, che mi sostengono proprio nel ministero pastorale. Per loro chiedo un applauso particolare, per i volontari. Ovviamente ci sono anche i volontari dell'ambulatorio per i migranti, i volontari che vengono in Madagascar, ma anche quelli che ci sostengono da qui, sono tanti. Poi un grazie particolare all'AMCI, Associazione Medici Cattolici, che qui è rappresentata dal Presidente Nazionale, il Professor Filippo Maria Boscia. Ecco, lo ringrazio, a lui un abbraccio particolare. Ecco, lo ringrazio per la sua carica di umanità e anche per il suo impegno missionario in tutta Italia. Cerco di fare del mio meglio nell'AMCI diocesana di Acquaviva e regionale della Puglia. E qui c'è anche il Pino Grasso, ecco, di Manfredonia, e tanti medici AMCI.
Un grazie particolare a Telemike che ci sta riprendendo e un saluto a quanti da casa ci stanno seguendo. Quando ho cominciato a distribuire un po' di cartoncini per ricordare di questa messa, ho cominciato, poi a un certo punto ho visto che non ce la facevo perché erano tante le persone con cui abbiamo condiviso dei tratti di strada. Allora ho detto spargete voi la voce, non so più come fare e non vorrei mancare verso nessuno. Ma tutti quelli che siamo qui siamo solo una briciola delle tante persone che mi hanno arricchito della misericordia di Dio in questi 25 anni. E quindi a tutti voi, a ciascuno di voi, il mio grazie di cuore. Prendo a prestito le parole di Sant'Agostino che dice per voi sono vescovo, ma innanzitutto con voi. Io per voi sono sacerdote, ma innanzitutto con voi, con il vostro esempio, con quello che voi mi trasmettete, con la grazia di Dio. Un grazie ultimo al coro Don Cesare Franco, che è mio di grande esempio. 26 anni fa incontrai il maestro Franco Chiarulli sotto gli alberi, disse oh Franco, lui la moglie era fuori per lavoro e lui si tirava su un po' la carretta, facevano a turno marito e moglie, si alternavano nella presenza acquaviva e un giorno lo trovai sotto gli alberi con un bambino sul manubrio, un bambino sul cestello dietro e gli dissi Franco ci sono le ordinazioni sacerdotali, la mia di Don Enrico, che dici facciamo un coro cittadino? Io pensavo che in quel momento mi avrebbe detto ma tu sei impazzito, non lo vedi che cosa c'è da fare io? E invece lui subito corse la palla al balzo. Sono 26 anni che continuo a fare il maestro di questo coro più volte alla settimana. Da questo coro sono usciti anche professionisti che cantano in Italia e nel mondo. È un luogo di cultura, di rispetto, di socialità, di educazione cristiana, di spiritualità e l'augurio più grande è che loro possano continuare e seminare semi di speranza. Ecco, un grazie a tutte le autorità qui presenti, ecco ovviamente alle nostre spalle il sindaco Davide con il comandante dei carabinieri Mimmo Soleti, con la rappresentanza dei vigili urbani, con loro abbiamo lavorato sul territorio, ci hanno anche protetto, ci hanno anche guidato, ci hanno anche consigliato. Sì, perché noi pastori abbiamo anche bisogno di collaborare per il bene comune e qualche volta anche di essere protetti. Un grazie ecco, all'amico Marco Lacarra che è venuto in mezzo a noi, ci siamo incontrati in un percorso doloroso nella sua famiglia. È nata anche un'amicizia che è una speranza. Grazie a Michele Boccardi che ha molto collaborato, eccolo, non lo vedevo più, Michele, senatore Boccardi che ci ha dato una grossa mano per il Madagascar. Quando ci stavamo scoraggiando lui ci ha dato un grande entusiasmo e tuttora ci sostiene, ma ci sono anche tanti altri. L'Università della Terza Età che fa una bell'opera, che ci ha coinvolti, e il comitato etico rappresentato dalla dottoressa Dell'Aira, Marisa e tutti voi, ecco, sicuramente ho dimenticato tanti, ma nel cuore vi porto tutti. Ecco, un grazie e chiedo un applauso per ciascuno di voi, per la gloria di Dio. Amen. Subito dopo la messa, noi i vescovi che sono i sacerdoti ci andremo a cambiare, voi il coro si preparerà per alcuni brani. Ci faranno ancora vibrare l'anima con alcuni brani belli e vi sarà distribuito un segnalibro a ricordo di questa giornata, ma di questo tempo insieme. Su questo segnalibro c'è da una parte l'abbraccio del buon samaritano di Van Gogh, un abbraccio che possiamo sempre vivere questo abbraccio. E poi ho scritto due frasi, la prima dal Vangelo di Matteo: ogni volta che avete dato anche solo un bicchiere d'acqua a uno di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Stasera abbiamo dato un bicchiere d'acqua. Gli amici dei collaboratori mi hanno detto, con qualcosa che avevo ricevuto anch'io personalmente prima della messa, che nella messa abbiamo raccolto 3.500 euro. A parte i soldi del bonifico, noi dobbiamo raccogliere almeno 20.000 euro. Voglio dire, ci affidiamo alla provvidenza, perché entro l'anno prossimo, quando anche il vescovo verrà in Madagascar, l'impianto dell'acqua e la manutenzione del pozzo deve funzionare. Non possiamo lasciare senza acqua i nostri amici.
E poi ho scritto una frase di Don Tonino che ha sognato anche la mia esistenza. Innanzitutto, prima della frase, c'è un volto, uno sguardo amabile. E ho scritto questa frase che io consegno a ciascuno di voi. Non vi scoraggiate per gli insuccessi e non dite non è per me. Sapete bene che il Signore si serve di vecchie ciabatte per farne calzari di arcangeli e usa vecchi stracci di cucina per farne tovaglie di altare. Grazie. Il Signore sia con voi. Inchinate il capo per la benedizione. Mostraci la tua continua benevolenza, Signore, e assisti il tuo popolo che ti riconosce suo pastore e guida. Rinnova l'opera della tua creazione e custodisci ciò che hai rinnovato per Cristo nostro Signore. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.